il vecchio uomo. C'è un vecchio fanale alla periferia della città. Le case abitate erano lontane e poca gente passava da quella strada che conduceva a una piccola chiesa ancora dirottata. Un tempo, vicino al fanale, avevano messo una panca di ferro. Poi si erano accorti che non serviva a nessuno e un mattino vennero due operai del comune che con un carretto la portarono via. Anche il fanale non serviva a nessuno, eppure continuava a restare là, come una povera corda di legno. Perché è proprio questo il comune della pandemia: non attirare l'attenzione nemmeno sulla propria utilità. Tutta rugginita era la colonnetta di ferro, e il vetro così appannato che appena si vedeva un filo di luce. Nel sera d'estate, un pipistrello arrivando tutto appannato, chissà da quale nascondiglio, tracciava due o tre cerchi vertiginosi intorno a quella specie di lanterna sospesa, e subito scompariva sbigottito. Gli fosse almeno capitato qualche volta di fare da sortino a qualche ubriaco, ma le osterie erano tutte alla montagna, e si sa, il libro è vecchio, la pagina si attacca un pochino, altre pazzie. Si sa, gli ubriachi sono superstiziosi e stanno alla larga dei rondini delle chiese. Eppure anche il vecchio fanale aveva un'anima, come tutte le cose create, e le sue riflessioni erano piene di tristezza. Soprattutto l'angustiava il timore di spegnersi senza aver compiuto una buona azione. E questo timore fosse più della stessa energia elettrica teneva accesa la minuscola fiamma della sua vita. Intanto gli anni passavano e non accadeva mai nulla, soltanto i vetri si facevano sempre più opachi e il filo di luce sempre più sottile. Una notte d'inverno, più buia che mai, il vecchio fanale fu preso da un'improvvisa emozione. Qualcuno si avvicinava rapidamente e con lo scalpiccio svelto leggero della corsa si udiva l'affanno di un respiro. Poi nel pallido svelto si disegnò appena un'ombra e fino il fanale sentì passare nel giro del suo meccanico qualche cosa, il palpito di un po' di niente. Allora accadde un miracolo. Quel niente di luce ebbe un guizzo e un grande splendore illuminò il volto estremamente pallido di una giovane donna e di un piccolo foglio bianco. Ma non fu che un attimo. Subito le tenebre si ricomporirono più fitte e desolate. Nell'effimero splendore si era consumata l'anima del vecchio. Si udì allora un piccolo grido di collera, poi di nuovo lo scalpiccio di una corsa. La giovane donna si allontanava, ignorando ancora la terribile notizia scritta sul foglio. E perché più avanti, incespicando calde e lo smarrì, continuò ad ignorarla. La notizia era stata inventata di sana pianta da un suo nemico, e così le fu risparmiato un dolore non meno crudele che ingiusto, proprio dal vecchio fanale, il quale aveva orgogliosamente vissuto, credendo che le buone azioni avessero bisogno della sua pallida luce.